Cari amici termolesi, ora è il tempo delle promesse. Il 26 febbraio potrebbe però tornare per l'ennesima volta il tempo delle attese deluse. Oppure potrà iniziare una nuova fase della vita pubblica del nostro paese, dove agli impegni assunti conseguono finalmente atti concreti. Noi termolesi da troppo tempo riceviamo solo delusioni dalla politica regionale, eppure proprio dalle nostre scelte è dipesa la scarsa forza politica di Termoli nel recente passato. E dal nostro voto dipenderà il ruolo che la nostra città avrà nel futuro del Molise. Domenica e lunedì ognuno di noi avrà quindi un compito decisivo. Possiamo farci dominare dal sentimento della rabbia, possiamo cedere alla tentazione di disertare il voto o di esprimerne uno di protesta e saremmo però condannati ad essere ancora una volta divisi ed ininfluenti. Oppure possiamo lasciare da parte la delusione e il pessimismo e dare spazio alla speranza. Scegliere e votare con consapevolezza e unità, così da ridare alla nostra città la rappresentanza e la dignità che merita. Termoli può avere un suo rappresentante in regione, un riferimento nella futura maggioranza del Consiglio regionale. Datemi fiducia, con impegno e tenacia in regione sarò sempre dalla parte degli interessi dei termolesi. Insieme possiamo farcela. Ora è il momento.